Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. È deceduto questa mattina intorno alle 9 all'ospedale San Salvatore dell'Aquila l'agricoltore di 71 anni che era rimasto ferito il 16 settembre a Bacri, in provincia di Chieti, in località San Vincenzo, nei pressi del campo sportivo, dove stava lavorando sui campi con il suo trattore, che all'improvviso si ribaltò travolgendolo. Ricoverato e nel soccorso a Pescara con un trauma spinale, l'uomo era stato poi trasferito nel nosocomio aquilano. Abruzzo, Marche, Val d'Aosta e Puglia sono le regioni dove i genitori sottraggono maggiormente i figli alle vaccinazioni, sotto la copertura del 95%, come dichiara l'Istituto Superiore di Sanità. Si perde la cosiddetta immunità di gregge, cioè la massa vaccinale fa da barriera a queste malattie e a qualcuno che scappa, ma se si creano crepe nel muro dell'immunizzazione i casi iniziano a moltiplicarsi. In sostanza, se i bambini che vengono vaccinati sono meno del 95%, il rischio di contagio è più elevato. Siamo sotto il 95% per polio, tetano, difterite, epatite B e per tosse, tranne quest'ultima, le altre sono obbligatorie. Si scende all'86,6% per il morbillo, la parotite e la rosolia, il trivalente. Copertura vaccinale assolutamente raccomandata. La conferenza delle regioni oggi ha approvato all'unanimità, quindi con il voto di tutte le regioni, il documento sottoscritto il 24 luglio scorso a Termoli dai rappresentanti di 6 regioni italiane, riunite per condividere una visione ed una politica comuni sul tema della ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare. Per la Regione Abruzzo c'era il sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che ha manifestato il proprio apprezzamento per il voto unanime delle regioni italiane sul documento. È un ulteriore importante accadimento, commenta, con cui il governo dovrà confrontarsi. Intanto però Legambiente e WWF chiedono di azzerare i vertici dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Gli ultimi avvenimenti, dicono le due associazioni, e in particolare l'incendio di rifiuti di fine giugno in località Contrada Sant'Antonio di Chieti e le polemiche connesse all'inquinamento, in particolare a Pescara e Francavilla al Mare, delle acque da balneazione nelle ultime settimane dell'estate scorsa, hanno un comune denominatore: la mancanza di fiducia da parte dei cittadini nei confronti dell'ARTA, la cui reputazione come ente tecnico di controllo è fortemente minata dalla sua gestione politica. Nel 2016 in Abruzzo dovrebbe crescere l'occupazione e le aziende sono già alla ricerca di alcuni profili professionali. È il dato più importante che emerge dal lavoro svolto dalla società Eulab Consulting per la Regione Abruzzo, presentato di recente al vicepresidente della Regione Lolli, all'assessore alle politiche sociali Sclocco e al direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione e Ricerca, Università della Regione Abruzzo, Dirino. La ricerca si è basata su oltre 1.500 interviste ad imprese abruzzesi. Prevista una crescita complessiva dell'occupazione
dello 0,73%, che corrisponde a una creazione di circa 3.400 posti di lavoro al netto delle nuove imprese e dei dipendenti di attività pubbliche. La piscina comunale di Torre de Passeri, riconsegnata all'ente il 28 settembre scorso dagli ex gestori, a seguito di ordinanza per inadempienze e non rispetto di alcuni obblighi contrattuali e attualmente chiusa, potrebbe riaprire inizio novembre. È in corso infatti una procedura negoziata per individuare il nuovo gestore della struttura sportiva con sede in via degli Alpini, che scadrà il prossimo 23 ottobre. Oggi a Pescara è stata presentata la 20ª edizione del premio Borsellino, che culminerà con la cerimonia di consegna sabato 7 novembre presso la sala consiliare del comune. L'edizione 2015 comincia il 23 ottobre e finirà il 7 novembre a Palazzo di Città. In questi giorni ci saranno incontri, presentazioni di libri e film e concerti, e si alterneranno le varie parti che lottano contro il potere delle mafie, grandi e anche piccole che siano. Ci saranno 23 incontri con 65 ospiti, coinvolte anche le scuole come il liceo classico. Tra gli ospiti ci sarà anche Don Agnello Manganiello, sacerdote simbolo della tenacia della legalità. Circa 30 tassisti e autonoleggiatori romani appartenenti all'associazione legale Taxi stamattina sono giunti a Pescara dalla capitale a bordo del pullman chiamato della legalità, dando vita ad un presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Pescara, mentre in tribunale era in corso la prima udienza preliminare del processo sulle licenze facili rilasciate dai comuni di Turri Valignani in provincia di Pescara, San Vito Chietino e Treglio in provincia di Chieti e utilizzate sul territorio romano. Tengono ancora banco a Montesilvano le nomine dei nuovi assessori e la questione del caro mensa. Su entrambe intervengono i responsabili provinciali dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose Dino e Lucia Norscia, che appoggiano la proposta del Comitato Battaglia delle Mamme contro il caro mensa di sospendere la delibera con gli aumenti delle tariffe, e affermano: comprendiamo che finora c'è stata un'azione di riorganizzazione della macchina amministrativa e di risanamento economico difficile. Proprio per questo però riteniamo di poter dare il nostro contributo affinché gli effetti del risanamento che l'amministrazione comunale afferma di portare avanti si riversino sulle famiglie con figli. È stato collocato stamattina nella struttura del Palasenna di Montesilvano il DAE, cioè il defibrillatore, nell'ambito del progetto Defibrillatori Accessibili Montesilvano Sicura. Un primo defibrillatore era stato installato nell'area esterna di Palazzo Baldoni. Presto anche il campo sportivo di Via Foscolo ne avrà uno. Fino al 22 febbraio 2016 si può partecipare gratuitamente al primo premio nazionale Turismi Accessibili. Giornalisti, comunicatori e pubblicitari superano le barriere, bandito dalla Onlus Diritti Diretti, che è visitabile sul sito www.dirittidiretti.it. Turismi Accessibili vuole far conoscere a manager pubblici e privati come l'accessibilità possa migliorare un territorio e la sua offerta turistico-culturale pubblica e privata, con notevoli progressi sulla vivibilità delle persone che lo visitano oppure abitano, oltre che sui profitti per il mondo delle imprese. Sabato alle 17 nella sede dell'ex circoscrizione di Pescara Colli in via di sotto numero 8/12, dopo il supermercato si terrà la quinta edizione del concorso a premi La merenda della nonna. Questo è un invito dell'associazione I colori della vita. Se siete curiosi e volete cimentarvi con le vostre capacità, iscrivetevi al corso. Il concorso è finalizzato ad avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza e alla comprensione delle nostre tradizioni e dei comportamenti alimentari,
che sono una base di uno stile di vita sano e corretto. Una buona alimentazione, il consumo consapevole, il gioco, un ambiente sano e lo stare con gli altri aiutano sicuramente a raggiungere questi obiettivi. La teologia al tempo di Papa Francesco sarà il tema della prolusione di Monsignor Enrico Dal Covolo, rettore della Pontificia Università Lateranense, che martedì 27 ottobre alle 18 al Museo dei Regenti d'Abruzzo, nella Sala Superiore di Via delle Caserme 22 a Pescara, interverrà all'inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Tognolo di Pescara. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature da 15 a 16 gradi sulla costa e di circa 12 gradi nelle zone interne e venti deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo nuvoloso al mattino, molto nuvoloso nel pomeriggio e coperto in serata con temperature da 14 a 16 gradi e venti da deboli a moderati. E nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattinata, molto nuvoloso in tarda mattinata e coperto nel resto della giornata con temperature da 11 a 14 gradi e venti deboli. Il mare è previsto mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.